Ragazzi, questo dovrebbe essere il primo episodio che state vedendo durante la giornata. Nello scorso episodio metto un buio turbolento perché sono sadica, mi faccio venire addosso tutti i nemici. L'ultima volta, per chi non avesse visto lo scorso episodio, abbiamo sconfitto per la seconda volta Rico Oscuro e abbiamo iniziato in nano piano dopo che abbiamo scoperto purtroppo, purtroppo che Sora si è completamente dimenticato di Kairi, pure Paperino e Pippo si sono dimenticati di Kairi. Più se li hanno ricordate, più Sora dimentica cose. Solo che cavolacci, avevamo detto che sicuramente i ricordi più importanti non ce li dimentichiamo. Ale si è dimenticato di Kairi, che un piano prima si ricordava ancora. Al posto suo si ricorda Nalmine, che si è scoperta essere assieme ad Axel, Axine e tutti gli altri tizi vestiti di nero, un nessuno. Non so, ragazzi, se vi ricordate di quelle informazioni che avevamo letto dalla fine del gameplay sul primissimo gioco, che cos'era di nessuno. Avevo trovato una pagina a riguardo, dopo aver sconfitto un boss che era alla fine un nessuno, anche perché vestiva come i tizi che incontriamo in questo gioco, quindi probabilmente faceva parte anche lui della loro organizzazione. Anche se so già chi è, ma va bene, ora sono semplicemente spoiler. Ma ok! Per chi non si riconosce, ragazzi, quello che avevamo letto di nessuno, in pratica sono degli esseri, sono il corpo delle persone che hanno aperto il loro cuore all'oscurità, che è riapparso altrove e ha ripreso vita perché con loro è rimasta l'anima del corpo della persona che erano prima e che è talmente potente da riportarli appunto in vita e dargli una coscienza propria. Solo che nessuno, propriamente, come le aveva rinominati anzi nei suoi diari, non dovrebbero propriamente esistere. E c'è una cosa molto particolare, nessuno, che però non ci dicono, penso che dentro questo gioco non ce lo dicono ancora, ce lo diranno nel 2. C'è una particolarità di nessuno rispetto agli altri, oltre che essere rinnegati da luce e buio. Però questa cosa non ve la dico, ce la diranno nel 2 molto chiaramente. Allora, vabbè, sto a dire, bella. Vediamo che porta è questa. Oh, porta del principio, vai, che culo. Allora, serve una carta rossa. Uso questa dei funghi perché non le userò mai queste cose. C'ho qua la carta del tesoro. Possiamo allora, se troviamo la porta del tesoro, aprire anche quella porta là. Eccoci qua, bel. Secondo me comunque le ha fatto un incantesimo Maledica, perché nello scorso episodio l'abbiamo vista rispondere malamente alla bestia con un tono che non è di bel. Voi chi siete? Malefica capita anche voi? Non esattamente, è una lunga storia. Aspetta! Quindi sei stata rapita! Non sei qui di tua volontà! Ah, attenzione! Già! Non mi piace per niente stare qui. Quella strega mi ha costretta a venire qui. Non ho nessuno con cui parlare. Ho solo i libri per alleviare la mia solitudine. Attenzione! E poi c'è lui. Oh, mi è mancato tanto. Vuoi dire la bestia? Allora perché sei stata così dura con lui prima? Già, hai ferito i suoi sentimenti! Non capite? Non posso mostrare quel che provo davvero. Perché no? Solo che... È arrivata Malefica? Oh no, sta arrivando! Nascondetevi presto! Non c'è tempo per spiegare, nascondetevi subito! Salve! Ecco l'infame! Oh, buongiorno Malefica, cosa ti porta qui? Lui è qui, vero? Ha rischiato la vita per venire a salvarti. Perché lo hai respinto? Non chiederò il suo aiuto. Oh, e perché mai? Sai benissimo perché! Non cadrò nella tua trappola! Allora non mi rimane che costringerti a implorare il suo aiuto. Aiuto? No, no. Cosa fai? No! Dove cacchio siete andati? No, è sparita! Cosa dobbiamo fare? Aiutarlo ovviamente, che altro? Esatto, usciamo, usciamo. Che
chiave della via. Vai, andiamo subito a cercare Belle. Che stato è? Dove sono finita? Ah, è sempre la stanza di prima, ma è sparita la porta dove abbiamo visto la cascina, è vero. È vero. Vai, su. Oh, mancano meno di 1000 punti di esperienza al prossimo livello. Devo vedere di prendere tutti i punti esperienza che vedo perché. Donna santa raga, che rabbia quando tirano i fulmini, i maghi. Li odio già dal primo gioco. Proviamoci adesso. Dai, iniziativa potente. Sì, però questi marchigenni che mi confondono li odio, eh. Dai, maghetto, vieni qui. Porca vacca, mi hanno toccato loro prima. Per una questione di contatto fisico. Allora, hai voglia di non rimanere piatto? O non ho voglia di non rimanere piatto? Succede là? Aspettate, ne è un attimo. Che male, che ti ho fatto. E salgo di livello, vai. Aumentiamo ancora i punti carta. Ok, non è successo niente di strano. Di là era semplicemente la lavastoviglie che faceva casino, come al solito. Vai, salviamo. Ok, vediamo un po' dove dobbiamo andare. Io voglio andare di qua. Sono sicura che devo andare di qui, però vedo che i corridoi mi costringono a. Allora, andiamo di qui. Singhiozzo! Mettiamo un'altra stanza truculenta? Ma no, dai. Mettiamo un'altra stanza. Mettiamo una stanza premium, dai. Vediamo adesso se ho abbastanza. Che poi sto carte. Ho abbastanza punti per mettere altre tre carte attacco nel mazzo. Allora, andiamo a vedere subito. Allora, la tesi lampada, ragazzi, la metto sempre come terza carta nelle combo perché dà un potente colpo di grazia, come vedete lì. Allora, posso mettere altre carte che preferivo a fare 40... 46 punti. Allora, ce la posso fare. Mettiamo la. Ok. Eh no, così è troppo alta, però. Io voglio mettere carte tutte con un numero altissimo. Però, non posso. La rosa non la metto perché è stra debole come carta. Non posso mettere la porta. Ok, ci sono. Almeno abbiamo delle carte, almeno abbiamo delle carte da trasformare in premium effettivamente. Devo andare a sinistra. Oh, piccola questa stanza premium, eh. Allora, il premium appariranno sempre. Altro team in arrivo? No. Ok, qui non mi è apparso il bonus premium, sono triste. Ok, devo andare qua. Ah, devo attivare questo, sì.
No, non ho capito. Ciao. Io gli attacchi, i nemici che parlano li odio, ok? Con tutto il cuore. Con tutto il mio cuoricino. Coppa Madonna, ragazzi, che spazzata finale, che do sempre a tutti quanti. Tutti quanti. Io attacco il defender che fa, lui va in un angolo, tutti mi vengono dietro. Bersaglio tutti. Cosa sta facendo quello là? Oh, bonus premio, wow, finalmente. Le. Abbiamo solo due carte da rendere premio, ma solo quelle due girano di continuo. Il signore comunque deve salire qui. Ah, c'è la piattaforma, raga, l'ho vista. Ecco la piattaforma, l'ho vista, eccola qui. Posto. Piena di marchi ingegni anche nel... anche nella sottoforma di illusione la fortezza. Dai, dai, il bonus premium prima che esca da qui, così voglio, così rendo premium anche l'altra carta. Ecco perché le carte premium sono utili, appunto. Oh, grazie per il grazie, grazie. Comunque ragazzi, se io mi sto qui all'uscita mi dice scappa, posso uscire dalla battaglia così. No, c'è Paperino, ma lo ignoro completamente. Ok, l'ho preso, l'ho preso. Oh, qualcuno gli ho dato una bella spadata, qualcuno. Qualcuno ha dato una bella spadata, eh? Che palle, qui ho perso punto di esperienza. Ok. Questi cristalli, queste gemme rosse sono 30 punti di esperienza. Beh, adesso vedete girare solamente una carta, che è l'eolica, ecco. Ok, adesso sono tutte quante carte premium. Quelle del mazzo. Perfetto, vediamo quanto spazio si è liberato. Sono 24 punti a disposizione, un po' previste, però va bene. Allora, mettiamo... un'altra... proviamo, volevo... beh, volevo provare il buio corazzato. Dai, facciamo questa. Buio fiacco, con la gente debole. Scusa, andare solamente a... possiamo andare solamente dritto. Speriamo che la prossima sia la stanza della via e non la stanza del tesoro. Anche se ho la chiave della stanza del tesoro, però... cioè, io vorrei vedere le cutscene principali il prima possibile, se vi, non vi dispiace. Vai, tanto anche se mi è davanti gli faccio male lo stesso se Cloud si muovesse quando attacca. Peccato che... tra l'altro la sua potenza è aumentata, sarà perché mi ha parato 30 volte. Oh, le... non è che odio difendere, è che non odio i loro scudi, oh. Bella, mi ha sputato una carta tuono, grazie. Stava sputa per i nemici. Venite pure, venite pure. Punto esperienza, cara. Tanto gli altri spin delle illusioni non finiscono mai, quindi. Olle. Voleva venire a farmi l'attacco sganocchio, eh. Tu da dove cazzo salti fuori? Ah, c'ho Cloud.
Vai! Madò, che mazzata che gli ho tirato! Adesso viene vicino sopra e dammi fastidio, eh! Questa è la piattaforma salterina. Ah, 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 ah. Ah, ma ragazzi, ma il colore blu sta ad indicare che le carte sono meno potenti, non che sono più forti. Venite, brave, brave, venite qua, farvi, venite qui a farvi prendere a spadate in faccia. Ma ragazzi, ma allora il colore azzurro sta ad indicare che sono più deboli le carte. Non che si sono potenziati come ho creduto da qui a qualche episodio fa. Olle, grazie. Passiamo, facciamo una stanza blu, dai, una stanza blu, facciamo un dolce scrigno. No, cavolacci, costa troppo. Allora facciamo scrigno doloso. Di cui solo due, uno, solo uno è un possedere, vero, ricordiamoci, mentre uno e gli altri due sono falsi. Allora, vediamo se... Vuoi vedere se questa è la stanza del tesoro, questa, che pare, ho fatto tutto sto giro per niente, vabbè. Io vedrei i tesori nella stanza scrigno doloso, mi spiace, ma vai, vediamo se siamo fortunati. No, niente, non siamo fortunati. Ciao, è venuto a salutarmi un maghetto. No, che non si chiama maghetto questo, ma va bene. Vabbè, già che ho la carta, dopo apriamo la porta del tesoro. Però avrei preferito trovare la porta della via. Niente, allora la porta della via è l'ultima là in fondo che devo fare in tutte le stanze. Allora... Le shadow si appiattiscono. I river volano in giro, così, a caso. Perché dico, ma sì, dai. Comunque, anche in tutto questo siamo saliti di tipo 2 o 3 livelli, eh? Ma dai, ma che sfiga! Oh, questo sarà vero per forza. Oh, datemi una bella carta. Oh, Guide Riflesso. Allora, serve Cloud e poi carta attacco. Lascia Keyblade, il quale rimbalza e colpisce numerosi nemici. Abilità che non sfrutterò mai nella vita, però... No, no, aspetta, aspetta, ho detto che già che c'era proprio la porta. Già che ce l'ho, apriamo sta porta, no? Serve una carta da 2. Dai, questa. 2. Posto. Dai, andiamo ad imparare un'altra abilità che non utilizzerò mai. Ragazzi, sto gameplay non uso abilità, uso solamente le mie strategie, basta. Oh, speriamo sia un bel forzierino. Tutti, sono tutti polverosi i forzieri nella fortezza oscura. Oh, Mushu, oh, questa è sicuramente una bella carta invocazione.
che non ho mai provato in epilogo domani, ma questi sono dettagli. Vediamo Mushu, dov'è Mushu? Sputa fiamme che infligge danni di elemento fuoco. Allora c'è Adumo che ha specializzato in di attacchi gelo e il genio ti dava attacchi tuono. Vabbè, Mushu a Mushu potrei fare un pensierino, solamente che vorrei metterlo tra gli attacchi tipo quello che faccio combo con tipo quelli con Cloud, con il Blizzard e con il Fire. Fire cosa vuol dire? Che vorrei metterlo, cioè vorrei trovare un'altra sua carta e metterlo subito dopo l'uso della gran pozione, solo che l'arte di gran pozione non ne trovo, quindi niente. Raga, uscivo di qui. Non c'era sta altro che andare all'ultima porta che ci rimane da vedere, quella che sta qua, qui in fondo. Allora, dobbiamo andare tutto dritto. Vai, tutto dritto, tutto dritto. Sai che pare, sono andata a sbattere contro l'invisibile. Tutto dritto, raga, tutto dritto, tutto dritto. Ignoro tutti, ignoro tutti. Vai, facciamo... Poi facciamo... Poi risveglio... No, non possiamo fare risveglio marziale... Boh, iniziativa potente? Qualche carta verde? Non le uso mai le carte verdi. Ho attivato l'ascensore. Io volevo fare iniziativa potente, ma va bene. Punti mogoli, datemi punti mogoli. E poi vedere l'iniziativa potente, raga. Cioè, praticamente la mia potenza d'attacco aumenta. Ah no, proprio c'ho più, faccio molti più danni ai nemici se faccio iniziativa. Ah, ho capito, ho capito. Ecco cos'è iniziativa potente. Faccio danni ingenti alla gente a inizio combattimento. Vi vedete scherzando, raga, siamo quasi al prossimo livello, cioè. Manca poco. Cioè, mancano 1000 punti esperienza e pass, però sono pochi, ormai. Vedi che ti mancano 1000 punti vita, dici ok, altri 3 combattimenti e sono già a livello quello che dobbiamo salire, il livello. Weaver, vieni qui! Ho detto vieni qua! Ok, ho sprecato l'attacco. Dobbiamo arrivare all'ultima porta. Le facciamo un buio al gremito. Serve la carta 0. Ok, buio al gremito, ragazzi, è una stanza piena così di altre. Serve, lo ricordo. Cioè, questo è l'unico gioco, penso, in cui tu puoi bloccare i maghi quando stavo per fare l'attacco fulmine. Oh, le! Forse l'hai meritata quella spadata addosso, in faccia proprio.
Allora, devo vedere la porta. Questa sarà per forza la porta che cerchiamo, raga. Poi questo stato torno a giocare per conto mio un'altra volta. Vai, usiamo una stanza premium, dai. Oh, eccoci, finalmente chiave della via. Aiuto! Cosa stai aspettando? Chiamalo! No, non ti permetterò di fare del male! Allora ti farò urlare io! Quello sciocco arriverà di corsa per sentire le tue grida! E noi arriviamo invece. Basta! La bestia non è l'unico con cui devi vedertela! Vattene, ragazzo, non sono affari tuoi! A meno che ovviamente tu non voglia unirti alle grida! Tutto questo è perfetto! Quando quel brutto sentirà il tuo urlo di terrore cadrà dritto in mano mia! Non disturbarti, malefica! Attenzione, è arrivato! Sei venuto? No, non dovevi! Ti avevo detto di andartene da qui! Lasciami in pace! Non voglio rivederti mai più! Belle! Che cosa orribile da dire! D'accordo, se è questo che provi capisco. La mia forma orrenda è la punizione per il mio egoismo e la mia incapacità di amare. Trasformato in un mostro senza amore, sono diventato ancora più egoista. Ma poi ho incontrato te, Belle. Sei l'unica persona che mi ha accettato. A poco hai riscaldato il mio cuore freddo ed egoista. I ricordi dei nostri giorni insieme sono tra i più preziosi. Non li getterò via. Quindi scusami, ma non posso lasciarti qui. Anche se mi odierai per questo. Sarà la mia ultima azione egoista. Oh, bestia. Bene, bene. Non immaginavo che con tanta bruttezza potesse celare un cuore così bello. Dovrò cambiare il mio piano. Bestia, prenderai il tuo cuore al posto di quello di Belle. No! Infame! No! No, ti prego! No, 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 no! Beh, niente cambiamento di piani. Toccherà al cuore di Bella allora. Sembra che le sue parole dure non rispecchiassero i suoi veri sentimenti. Ti ama, bestia. L'amore arde nel suo cuore. Maledetta! Libera subito il cuore di Bella! Dove sei? È andata da quella parte. Le ombre sono fuggite là. Cosa ci fate qui? Non c'è tempo per parlare, dobbiamo inseguirle. Mi aiutereste? Certo, dopo ciò che hai detto, dobbiamo aiutarti. Andiamo a riprendere il cuore di Belle. Giusto. Presto. Diamo chiave della verità. Signori. 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 Io direi proprio che adesso andiamo a trasformare la stanza che stava subito prima della porta della verità. La trasformiamo in una tregua. Tregua qualcosa. Allora, la porta era... La stanza era questa, giusto? Questa è la treca sospiata che avevo trasformato per prima. Quindi andiamo dritto. Qui avevo attivato l'ascensore. Ragazzi, a voi ci penserò un'altra volta. Porca vacca, come ho detto. Va bene, facciamo un combattimentino. Poi torniamo indietro, ripeto, trasformiamo quella stanza là prima del prossimo, una treca sospirata, poi torniamo all'episodio e questo mondo lo concludiamo nel prossimo. Cavolo, è la prima volta che impiego più di un episodio e mezzo per finire un mondo. Beh, non per niente la fortezza oscura, non potevamo impiegarci di meno. Non potevamo impiegare altrettanto tempo per completarla. Alla fine sarebbe beccata là. La spadata della Dark Ball, eh? Olè! Oh, sono salito di livello. Oh, chiave del premio, grazie. Vai, mettiamo ancora i nostri PC. Livello 43. Aia, che male. No, no, no! Che palle, raga, non arriviamo più dalla prossima stanza. No. Quando c'è punti di domanda, ragazzi, sulla testa i comandi sono invertiti. Cioè, quando vado indietro vado avanti, quando vado avanti vado indietro, quando vado a destra vado a sinistra, e quando vado a sinistra vado a destra. È intuibile. Tra l'altro tra le carte alleate, visto che mi è apparsa anche la bestia. Sì. Oh, basta. Vai, 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 vai.
Vai, tengo sospirata. Sono una carta da 8 però. Che culo! Però c'ho anche la 0. Vai. Perfetto, ragazzi, ora possiamo fermare finalmente l'episodio qui. Lì c'è la porta della verità. E vediamo di andare diretti allo scontro con Malefica. Ok, ecco fatto.